Smerieri? No. Montaguti? Sirotti? Sì. Grandi? Sì. Uguzzoni? Sì. Amidei? Sì. Cristoni? Sì. Minozzi? Sì. Gasparini? No. Pesci? Sì. Clò? Sì. Zagnoni? Sì. Bazzani? Piseddu? No. Ok. Do subito una comunicazione che è una presa d'atto. Siete ancora Allora, no, do soltanto comunicazione di una delibera di una giunta comunale sul riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Quindi una delibera che riguarda il bilancio, è lunghissima da leggere, invito tutti quelli che volessero approfondire l'argomento ad andare nel sito a chiederne copia alla segreteria. Quindi passiamo al primo punto, quindi dell'ordine del giorno, la nomina del revisore della società patrimonio SRL. C'è stata una commissione l'altra sera, chiedo ai consiglieri se vogliono fare degli interventi. Minozzi. Sì, per dire questo, nell'incontro dei capigruppi abbiamo fatto una serie di considerazioni sul revisore dei conti della Vignola Patrimonio. La commissione, chiamiamola commissione dei saggi, adesso non so esattamente come si chiami, aveva in base al regolamento evidenziato una serie di persone in grado di fare questo tipo di attività con curriculum molto molto vasti. La considerazione che è stata fatta in quella serata è stata quella di, visto che il Consiglio di amministrazione rispetto all'amministratore unico cambia completamente e quindi sono tre nuove persone che gestiranno sotto il punto di vista di direzione la Vignola Patrimonio stesso, abbiamo pensato di andare su un discorso di continuità, quindi il ragionamento fatto non è stato sui titoli che erano invece stati evidenziati dalla commissione dei saggi, ma semplicemente sul fatto di avere almeno per questo primo periodo un discorso riferito alla continuità, perché la persona che è la Torelli che è stata individuata aveva già da prima fatto questo tipo di attività e per quello che noi sappiamo senza nessun tipo di problema. Ecco, questo è stato quello che nell'incontro della prima commissione e dei capigruppo è stato individuato ed è questa la proposta che viene fatta per questa ragione. Grazie. Niccolò Pesci. Ma molto semplicemente confermo le parole del consigliere Minozzi e preciso anche che la Torelli era stata individuata in ogni caso all'interno delle valutazioni dei saggi, quindi compariva all'interno del trio, diciamo così, di persone selezionate, perché oltre alla continuità, come giustamente ha sottolineato Minozzi, è pur vero che nella sua attività di professionista eccetera comunque presentava tutti i titoli necessari per ricoprire questo incarico, e ci tengo a sottolineare che a avviso nostro è importante comunque che in selezioni di questo genere, soprattutto per società partecipate, comunque società come la Vignola Patrimonio, il criterio del merito, della competenza sia assolutamente preminente rispetto ad altre valutazioni.
valutazioni, quindi crediamo molto serenamente che le valutazioni che abbiamo condiviso all'interno della commissione e la convergenza che c'è stata intorno alla Torali vadano assolutamente in questa direzione. Grazie. Bene, quindi se non ci sono altri commenti o altre valutazioni, metto ai voti la nomina del revisore per come è uscita dalla commissione, quindi con la nomina di Ester Torelli a revisore unico. Quindi nomina del revisore della società Vignola Patrimonio SRL, favorevoli? Unanimità. Votato all'unanimità. Il segretario mi ricorda che è una, sì, che è una delibera che richiede l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Bene, passiamo all'ordine del giorno. Pervenuto dal gruppo Vignola Cambia ad oggetto trasparenza e attenzione nel trattato TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Do la parola ai consiglieri, a Enzo Cavani per l'illustrazione dell'ordine del giorno. Questa sera usciamo di prepotenza dal contesto locale, ci immergiamo in un mondo molto vasto che va al di là della nostra percezione anche. Speriamo che le nostre flebili voci possano arrivare nei luoghi delle istituzioni internazionali e del potere. Allora, TTIP, Marco ha voluto anche tradurre l'acronimo in un inglese, direi, di qualità. In pratica significa partenariato transatlantico su commercio e investimenti. È un accordo le cui dinamiche sono cominciate nel luglio del nel 2013, scusate, e che è tuttora in corso ed è attualmente, dopo un lungo periodo di silenzio, al centro del dibattito perlomeno europeo. Volevo però, prima di parlare del trattato, dire che la mozione che noi abbiamo presentato non è stata scritta da noi, gruppo Vignola Cambia, è una mozione del comune di Savignano che noi abbiamo condiviso nei contenuti, devo dire non tanto nella forma, non è un granché la forma proprio, mi sento di dirlo, però a livello contenutistico la condividiamo completamente, ne condividiamo cioè lo spirito e le intenzioni. Allora, torniamo al discorso più specifico. Perché la mozione ha un carattere così netto? In qualche modo si presta anche a una critica di pregiudizio nei confronti di questo trattato, non dobbiamo nascondercelo, noi abbiamo preso proprio una linea molto molto diretta e lo abbiamo fatto perché ci rendiamo conto che questo trattato nasconde dei pericoli grandissimi e che possono incidere pesantemente in maniera indelebile sulla società globale del futuro. Quindi parliamo di timori e i timori, finché non sono definiti come realtà effettuale, possono rimanere anche nel limbo, però noi ci sentiamo di dire che i timori vanno anche in qualche modo evidenziati. Perché diciamo questo? Perché al di là delle aree di incidenza di questo trattato, che sono svariate, che magari dopo cercherò di elencare, esso presenta alcuni aspetti che in qualche modo hanno già una definizione assoluta. Quali sono questi aspetti? Mi riferisco in particolare a una serata che si è tenuta in questa sala alcune settimane fa, in cui il titolo era più o meno il TTIP e il nostro territorio, quindi aveva anche una valenza di collegamento con la nostra realtà. E quella sera venne in qualche modo allargata a tutti i comuni dell'Unione e
a esporre il proprio pensiero a riguardo furono un agronomo di cui non ricordo il nome e un avvocato, Mauro Giannelli si chiama mi pare, Fausto Giannelli, sì. E la presenza di amministratori era molto, molto consistente, c'erano sindaci e c'erano assessori dell'Unione di vario segno, anche se l'Unione è caratterizzata da in questo senso da un segno molto, molto evidente. E devo dire che possiamo chiamare lezioni dei due espositori sono state recepite con il massimo allarme e la massima condivisione di allarme da parte dei presenti. Devo dire un'altra cosa, che molto onestamente alcuni dei sindaci e degli assessori hanno dichiarato di non conoscere assolutamente la cosa o di averla conosciuta il giorno prima, pochi giorni prima, e di aver cercato di capirla durante quella serata. D'accordo? Questo per dirvi che, e vengo appunto a quanto ho annunciato precedentemente, uno dei caratteri tipici di questa di questo accordo in Fieri è la segretezza. Nessuno può contestare che sia nato questo accordo in assoluta segretezza, anzi la segretezza è diventata quasi un elemento virtuoso, progressista in questo percorso, no? Quindi possiamo parlare anche di elemento paradossale se ci confrontiamo con la nostra cultura democratica. È nato nel luglio del 2013, questo accordo ha cominciato a evolversi allora e nulla usciva dagli incontri che si tenevano sia in Europa che negli Stati Uniti. Fuga di notizie come succede sempre, poi qualche disponibilità nel tempo da parte delle istituzioni e sono uscite delle sintesi molto molto scarne da parte della Commissione Europea, molto scarne che impedivano di cogliere il cuore del problema. Quindi segretezza come elemento che a noi crea difficoltà se analizziamo il futuro del globo, torno a dire, alla luce di questo accordo. Un altro elemento su cui possiamo discutere con evidenza, senza timore di spingerci nel pregiudizio, è l'aspetto giuridico che dovrebbe, uso il condizionale non perché non sia sicuro, ma semplicemente perché si spera che possa essere modificato. Allora, gli attori sono questi. Abbiamo da una parte l'Europa, la Comunità Europea, dall'altra parte gli Stati Uniti. Allora, nessuno pensi che siano gli Stati Uniti a spingere, pressare l'Europa. Sono entrambi corresponsabili di questa ipotesi di trattato. Non c'è differenza, non risultano differenze, perché entrambi pensano di poter godere dei benefici poi parleremo dopo. E gli attori più in dettaglio sono la Commissione Europea e dall'altra parte il Dipartimento del Commercio americano. Allora, attori meno evidenti ma fondamentali in tutta questa faccenda sono le società internazionali, le cosiddette multinazionali. Multinazionali che, lo si capisce anche solamente se orecchiamo la cosa da lontano, hanno un potere economico e di influenza politica enorme. Ecco, le multinazionali hanno proposto in concorso con, per quello che ne sappiamo, con la maggior parte dei governi delle due parti dell'oceano, con qualche eccezione in verità, qualcuno ha alzato con orgoglio anche un parere a voce alta, e hanno, le multinazionali, dicevo in accordo, hanno proposto una corte di arbitrato internazionale che dovrebbe giudicare gli eventuali intoppi nei rapporti commerciali fra una multinazionale e lo Stato in cui andrebbe ad operare. Ad esempio, se una multinazionale X, YZ, ha deciso di investire in Italia,
no? E l'Italia ha accettato questo investimento, se essa multinazionale scorge nell'atteggiamento dello Stato, di qualche ente locale, anche di qualche comune, un atteggiamento ostile, d'accordo? Ostile che possa minare i suoi interessi, essa può rivolgersi a questa Corte di arbitrato internazionale, d'accordo? Che giudicherà la questione, ma presumiamo anche che all'interno di questa Corte possono esserci delle figure in qualche modo influenzate o influenzabili, d'accordo? E giudicherebbe appunto la questione senza possibilità di un appello. In realtà, spero di non dilungarmi troppo, spero, Marco fammi segno a un certo punto, in realtà negli ultimi giorni ho letto, sto cercando di informarmi ovviamente, visto che si tratta di una questione molto aperta e poco conosciuta, nei giorni scorsi il commissario per il commercio europeo ha ventilato la possibilità di creare un secondo grado di giudizio, cioè di introdurre un appello. Però visti i precedenti in altri organismi internazionali affermatesi nel passato, è possibile che questo secondo grado di giudizio non venga mai alla luce. Voglio dire, la difficoltà anche proprio di riuscire a